Paolo, parliamo di supereroi. Perché hai deciso di far uscire questo film a Natale per farci disperare ulteriormente dopo il libro? Perché? No, vabbè, insomma, l'uscita natalizia così è sempre un'uscita interessante perché è un momento di cinema in cui le famiglie vanno ed è, insomma, un momento bello, soprattutto quest'anno, no? Dove pare, insomma, che si sta un pochino ricominciando ad andare al cinema, anche se i numeri non ci confortano molto. Però, vabbè, insomma, scelte distributive. No, io credo sia un buon film per Natale, in realtà, supereroi, perché è un po'... Sai, la componente fumettistica all'interno può aiutare prima di tutto ad abbracciare un bacino di utenza diverso. E poi comunque un po' sognante, un po' fiabesca anche. È una bella storia. Come l'hai adattata poi al cinema? Ma la storia di supereroi, poi non sono uno scrittore, scrivo, ma per avere stimoli creativi in realtà la scrittura sempre dei romanzi con i film si fonde insieme, no? Scrivo un soggetto che è un soggetto, è una storia assoluta, a prescindere poi dalla forma in cui sarà raccontata. Poi a volte capita che ho fatto prima la sceneggiatura e poi il romanzo, a volte il romanzo, ognuno porta acqua all'altro, quindi è una storia, ecco, io le vivo sempre come storie. La storia di supereroi è una storia di coppia che volevo raccontare da tanto tempo, però mi sono sempre chiesto, no, perché l'ennesima storia di coppia, ne sono state fatte veramente tante, tantissime, bellissime, italiane, internazionali. E poi l'idea invece del tempo, no, come punto di vista, come metodologia di racconto che mi ha stimolato a scrivere la sceneggiatura. Supereroi è una storia di coppia ma vista esclusivamente attraverso il tempo, cioè come il tempo cambia, stravolge, modifica le coppie. A volte alleato, che crea confidenza, familiarità, ma più spesso nemico, noia, abitudine, conflitti. E quindi probabilmente per sconfiggere un nemico ci vuole un supereroe, ci vogliono dei superpoteri, questo è un po' il tema. E tra l'altro questa idea anche condizionato molto lo stile del film, che è curioso, perché questo film in realtà sono due film, i primi 10 anni di una coppia, i secondi 10 anni di una coppia, e si passa di qua e di là, si racconta l'inizio, si racconta la metà, poi si va avanti, senza il classico flashback, no? Sono proprio due storie che vanno avanti parallelamente e che raccontano come una coppia vive momenti simili in epoche diverse, no? Come si fa l'amore all'inizio, molto diverso da come si fa dopo 10 anni, come si litiga, come ci si raffronta, l'onestà che abbiamo, la voglia di raccontarci all'inizio che magari cambia dopo tanto tempo, c'è tutta una parte sui silenzi, i silenzi all'inizio di una coppia sono anche belli, sono complici, dopo un po' di tempo diventano invece sintomo di qualche cosa che non va e così via, tutto il film paragona come il tempo cambia e stravolge i nostri momenti più importanti. Come si cambia anche in 10 anni attraverso, insomma, le proprie esperienze. Quindi hai mantenuto comunque la linea narrativa del libro anche nel film. Sì, sì, anche il film, anzi ancora di più, ripeto, il film sono due storie girate tra l'altro, una cosa tecnica, però al pubblico arriverà il sapore, con ottiche diverse. La prima parte ha delle ottiche vintage, una grana più morbida, un sapore più caldo, la seconda parte invece è più fredda, più incisa. Anche Milano in questo ha aiutato molto, non è stata scelta casualmente. Milano è una di quelle città che negli ultimi 10 anni è cambiata profondamente e quindi questa città, il cambiamento di questa città accompagna il cambiamento delle nostre coppie, no? Come loro cambiano nel passato, c'è una Milano più tradizionale, quella di Brera, quella dei Navigli, quella più conosciuta. Nella seconda parte c'è quella nuova, quella di Gaio Lenti, del Bosco Verticale, di tutta questa zona, una Milano più fredda, più razionale, più estetizzante. E questi cambiamenti della città accompagnano i cambiamenti della nostra coppia. Senti, nel libro loro andavano anche all'estero, come l'hai adattato? Che sfida produttiva è stata questa? Guarda, devo dire che è stata una sfida produttiva importante e su questo non smetterò mai di ringraziare Medusa perché mi ha permesso di fare il film che volevo, nel senso che sulla carta, raccontando 20 anni, io l'ho scritto chiaramente con una quantità enorme di location e su questo mi hanno permesso di raccontarla come volevo. E infatti nel
Nel film c'è Copenaghen, c'è Stoccolma, c'è Marrakech, c'è Lucca, c'è Ponza, c'è il Lago di Como, c'è Milano. Cioè c'è un mondo che gira intorno a questa coppia, ma era necessario perché chiunque di noi in 20 anni di vita ha città e mondi diversi di riferimento, sennò sarebbe stato molto riduttivo se non mi fossi potuto spostare così, con questa libertà. Perché Alessandro Borghese? Perché sono i più bravi. No, scherzo, dicevo prima, sono due attori straordinari sicuramente, ma sono due attori molto versatili. Mi piaceva, i due personaggi, Anna e Marco, sono curiosi, sono particolari, sono due che hanno un professore di fisica, una fumettista, ma che hanno veramente dentro di sé delle follie, delle stranezze, delle particolarità, e penso che Alessandro e Jasmine siano quegli attori che non si schiacciano su loro stessi, ma sono fortemente aperti a trasformarsi e a interpretare il personaggio in quanto tale, no? Quindi mollare la loro comfort zone e lanciarsi in questi personaggi che erano molto curiosi. Il personaggio di Alessandro è un Borghi che non avete mai visto, è un professore di fisica, un po' nerd, un po' maniaco, con le sue fisse, le sue paranoie. Jasmine anche è una fumettista che ha mille paure, però è molto caratterizzata, e devo dire che tutte e due hanno restituito a questi personaggi un'anima meravigliosa. Ma pensate a qualche fumettista da coinvolgere? Abbiamo coinvolto una fumettista, si chiama La Testa, molto molto brava, che ci ha aiutato con la creazione dei fumetti, anche lì raccontando una vita. Una fumettista, appunto, lei comincia a fare ritratti ai navigli, le persone di strada, poi passa ad avere una striscia, poi un fumetto, poi insomma c'è tutta un'evoluzione di una carriera di una fumettista che ci siamo dovuti un po' studiare e inventare.